Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial sul C#. In questo video vi spiego come funziona il tipo implicito var, che è un tipo introdotto in C# dalla versione 3, quindi da un sacco di tempo ormai, e che si può usare per facilitare la dichiarazione di alcune variabili. Vediamolo subito all'atto pratico. Quindi normalmente quando noi vogliamo dichiarare una variabile, facciamo per esempio int Pino, ok, uguale 10. E il compilatore sa che questa variabile è di tipo int perché gliel'abbiamo detto noi. Ma c'è anche un modo per non specificare il tipo di una variabile e per farlo, diciamo, calcolare automaticamente o riconoscere automaticamente dal compilatore. La parola chiave var serve proprio a questo. Quindi se io faccio una variabile tipo var numero uguale 10, ottengo praticamente lo stesso risultato. Cosa cambia? Cambia che questa dichiarazione è una dichiarazione implicita e questa è una dichiarazione esplicita. Quindi quando poi andremo a compilare il nostro programma, quello che il compilatore farà sarà vedere, ok, che cosa stiamo assegnando a questa variabile numero? E vedrà che c'è un int, perché 10 è un numero intero. Quindi capirà che il tipo di questa variabile è appunto un int. Detto così, può sembrare abbastanza, diciamo, inutile. Uno potrebbe dire, perché dovrei scrivere var quando posso scrivere int? Effettivamente, l'errore che molto spesso si compie è quello di iniziare a spammare la parola chiave var, quindi a usarla, abusarla in qualsiasi contesto, indipendentemente da quello che. Ci sono delle best practice, quindi delle cose che vanno, diciamo, dei consigli sull'utilizzo proprio della parola chiave var, ma soprattutto la parola chiave var è utile, come vedremo in un video successivo, quando si va a lavorare con linq, che è non, diciamo, le funzioni linq, il quale non permette di sapere in anticipo che tipo di variabile ci verrà restituita dalle funzioni. Quindi quando è che per esempio si usa invece var? Quando è che è bene usare var e quando è che è meglio evitarlo? È bene usare var ogni volta che il tipo della variabile è comprensibile guardando la riga. Quindi per esempio se io voglio dichiarare una lista, no? Faccio list di per esempio interi, ok, la chiamo numeri e faccio new list di int. Questo qui è un caso nel quale potremmo invece usare var. Quindi facendo una cosa di questo tipo va benissimo usare var perché? Perché il tipo sta scritto qui. Quindi è facile riconoscere che questa variabile numeri sarà un numero, una lista di numeri interi. Se io invece vado a fare una funzione qui, per esempio, la chiamo static int dammi e questa farà di cosa? Se io vado a fare qui un var numero uguale dammi numero, questo dammi numero non so che tipo mi ritornerà, devo andarmi a guardare la funzione. Cioè devo andare proprio a vedere la firma della funzione, solo in quel caso capisco che cosa mi darà questa funzione qui. E quindi in questo caso è meglio non usare var, perché per un programmatore che legge il codice non è facilmente comprensibile che cosa questa variabile andrà a contenere. Poi vabbè, il nome può essere più o meno indicativo, però il punto è che non è direttamente comprensibile che cosa quella variabile, o meglio il tipo di quella variabile perché non è specificato all'interno di questa riga. Quindi in questo caso meglio non usare var, qui il tipo esplicito meglio usare var, o meglio più che esplicito è comprensibile dalla stessa riga di codice, meglio usare var. Quindi ragazzi non c'è molto altro da dire sul var, ricordatevi di iscrivervi al canale e rimanere sempre aggiornati e per oggi ci fermo qui e ci vediamo nel prossimo video in cui invece parliamo di link. A presto!